Pobegna è l'ultima sosta nei Paesi Baschi. Domani superiamo il confine ed entriamo in Cantabria. Ma prima di lasciare i Paesi Baschi, vi vorrei parlare di un paio di cosettine. Simón Bolívar è dell'eta basca. Ma andiamo con ordine. Sui Monti Cantabrici, un bel giorno ci siamo ritrovati in un paesino di 400 abitanti, Aziorza Bolibar. In questo paese basco è presente un museo dedicato a Simón Bolívar. Ora, essendo io stato in Sud America, nei paesi dove Simón Bolívar ancora oggi è un punto di riferimento per le politiche attuali di quelle nazioni, mi chiedevo: che ci fa questo museo qui? Mi sembrava inappropriato, ma Giovanni, che è un'enciclopedia vivente, mi spiegò che la famiglia di Simón Bolívar aveva origini basche. Hai capito? Quindi, il figlio di due baschi ha decretato la fine dell'impero coloniale spagnolo in Sud America. Ora, non so se tutto ciò potrebbe aver avuto delle implicazioni storiche particolari, ma di sicuro potrebbe aver condizionato parecchio la politica interna della Spagna, specialmente qui nei Paesi Baschi. Hai capito? I sudamericani quindi hanno ereditato, si può dire, il famoso RH negativo del rivoltoso sangue basco. Incredibile, incredibile. Non si finisce mai di conoscere e imparare.
E delle scritte e manifesti baschi che abbiamo trovato dappertutto, eh? Ne vogliamo parlare? Dico, ne vogliamo parlare? No, 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 non ne parliamo. È meglio se ci limitiamo solo alla loro traduzione. Noi non siamo propriamente informati sulle vicende interne della comunità autonoma basca. Beh, certo, la logica ci induce ad attribuire tali scritte al movimento separatista basco, l'ETA. Ora, noi sappiamo che nel 2018 l'ETA si è sciolta definitivamente. Però, attraversando i territori di Lapordi, Gipuzkoa e Bizkaia, abbiamo letto di tutto. Addirittura si accusa il governo spagnolo di alcune torture nei confronti di prigionieri baschi. Abbiamo letto di proteste per quanto riguarda la legislazione spagnola, che riserva pene e provvedimenti eccezionali per tutto ciò che riguarda l'ETA e il mondo che le gravita attorno. La legislazione spagnola, prevede che i detenuti scontino la pena nel carcere più vicino alla loro residenza, eccezione fatta per i baschi, che invece scontano le pene in luoghi lontani. Ora, quando si chiede che i detenuti baschi siano riportati a casa, sostanzialmente si spera che si ponga fine a questo provvedimento straordinario. A maggior ragione ora che le armi sono state deposte, di fatto si chiede l'amnistia. Alcune però è anche vero che sembrano inneggiare il suo ritorno, magari lasciando lo stesso nome, ma operando con modalità diverse da quelle del passato. Nella lingua basca, la dicitura Euskal Herria significa il posto abitato dai baschi, cioè coloro che parlano la lingua basca. Questo significa che anche la Navarra e alcune località francesi sono incluse. Quindi, un basco di fatto è principalmente una persona che parla l'idioma basco, un idioma di origini antichissime e ignote. I baschi veramente non hanno mai sentito il bisogno di unirsi territorialmente, però, dopo alcune revoche relative alla perdita di alcune libertà e alcuni diritti, hanno cominciato a pensarla diversamente. Poi la storia ci ha raccontato il resto. Nel frattempo siamo arrivati a Bilbao. Fu proprio qui, a Bilbao, che quattro studenti concepirono ETA. E poi qui c'è l'Atletico di Bilbao, unica squadra a tesserare solo giocatori con origini basche, singolarità veramente unica nel mondo del calcio. Devo ammettere che essere stato per soli 4 giorni nei Paesi Baschi è stato veramente interessante. A Bilbao, dopo aver attraversato tutta la città, costeggiammo il fiume Nervión fino alla foce. Lì attraversammo il fiume sul famoso ponte Colgante, che significa ponte sospeso. Di fatto è un ponte trasportatore che collega le due sponde del fiume. Siamo nella provincia spagnola di Biscaglia e il nostro cammino continua.